social. Bentrovati amici Live Social, sempre qui su Radio News 24. Io sono Alberto e vi do il benvenuto. Continua il momento dedicato alle interviste insieme agli ospiti che ci raggiungono in collegamento telefonico da tutta Italia. Andiamo a Firenze per parlare di psicologia energetica, salutando la prossima ospite in collegamento telefonico, la dottoressa Chiara Locatelli. Benvenuta a Live Social, dottoressa. Grazie, buongiorno. È un piacere ospitarla da Firenze, giusto, dottoressa? Sì, in provincia di Firenze. Allora, dottoressa, se ha voglia ci fa un brevissimo bigliettino da visita, una presentazione, e poi andiamo su la spiegazione di quella che è la psicologia energetica. Prego, dottoressa. Ok, allora, io mi occupo di psicologia energetica da quasi 10 anni. E fin da piccola mi sono appassionata alla cura della persona attraverso l'esempio di mia madre, che è medico naturopata, e mia madre curava i suoi pazienti seguendo dei metodi naturali che prendevano proprio in considerazione la persona nella sua globalità. E così la mia passione era proprio quella di sostenere e di curare le persone dal punto di vista emotivo e psicologico, più che fisico rispetto sì, a lei sì. Però l'approccio che lei utilizzava mi affascinava moltissimo. E così durante gli studi di psicologia ho cercato un approccio che non tenesse conto solo dell'aspetto cognitivo o comportamentale o altri aspetti spezzettati, ma cercavo un approccio che prendesse in considerazione la persona nella sua totalità e nel suo insieme. Chiarissimo. Insomma, qual è questa particolarità, o mi passi il termine magari, i benefici, ecco, della psicologia energetica, dottoressa? Allora, la psicologia energetica è una branca della psicologia che è nata negli anni 80 e si sta diffondendo sempre di più a livello mondiale, proprio vista la sua efficacia. E nella medicina e psicologia occidentale il concetto di energia però non viene preso molto in considerazione quando si parla di cura e di sostegno della persona, perché l'energia non è un qualcosa di misurabile e di classificabile. E quindi, se noi però andiamo a guardare un pochino indietro nel tempo e nella nostra storia, possiamo ritrovare alcuni grandi studiosi, come per esempio Einstein, che già nei primi del Novecento aveva parlato del concetto di energia e di come tutto intorno a noi fosse energia. Certo. E quindi anche noi fossimo energia. L'agopuntura, per esempio, che si sta diffondendo sempre di più anche in Occidente, si basa proprio su questo principio che noi siamo energie. Ma c'è una categoria a cui è rivolta in modo particolare, dottoressa, o secondo lei un po' tutti possono beneficiare di questa psicologia? Tutti possono beneficiare di queste tecniche, proprio perché, come dicevo prima, tutto, secondo questo principio, tutto quanto è energia, e quindi anche noi siamo energia. Secondo questo approccio, quindi l'approccio della psicologia energetica, se noi agiamo a livello energetico possiamo trattare svariate problematiche. Ora magari faccio un esempio per capire meglio certo. Come funziona. Quando noi viviamo una situazione stressante o traumatica, come per esempio possiamo prendere questo momento storico, non riuscendo a magari a gestire e a superare queste situazioni, il nostro sistema energetico va in cortocircuito, dando vita a delle reazioni intense quali ansia, stress, attacchi di panico, depressione, senso di impotenza, e tutte queste reazioni che noi sperimentiamo sono dei blocchi che si creano a livello energetico. Quindi noi, attraverso delle tecniche specifiche, andiamo a sciogliere questo blocco energetico che si è creato e ha dato vita quindi a quello stato emotivo, e la persona sperimenta proprio un rilascio, uno scioglimento dell'emozione, con una maggiore capacità di far fronte alle situazioni. Quindi per questo motivo si può applicare in tutti gli ambiti, possiamo applicarlo nella gestione delle fobie, delle paure, degli stati d'ansia, degli attacchi di panico, anche nella gestione e nel superamento di ricordi dolorosi o anche di stati emotivi quali tristezza, senso di colpa o anche in caso di dipendenze. Si può usare un po' in tutti quanti gli ambiti, proprio perché si parte dal concetto che la persona è fatta di energia, e quindi utilizzando uno strumento che si basa proprio sul lavoro energetico, la gamma è proprio di utilizzo, è ampia. Assolutamente sì. Dottoressa, noi purtroppo non abbiamo più tempo. Le posso chiedere okay. di lasciare agli amici all'ascolto i suoi contatti, così possono rintracciarla subito al termine di questa intervista? Sì, ok. Allora, mi possono rintracciare via mail all'indirizzo locatellichiara
www.fi, Firenze Imola, @gmail.com. Fantastico. Lavoro sia via Skype che con sedute in studio. Meraviglioso. E lavoro in provincia di Firenze. Grazie dottoressa per essere intervenuta ai nostri microfoni, è stato un piacere e speriamo di risentirla in un'altra occasione. Benissimo, grazie. Arrivederci, grazie davvero. Arrivederci. Ringraziamo la dottoressa Chiara Locatelli, ci prendiamo una piccola pausa. Restate con noi, Live Social torna a breve, nel frattempo andate sul Facebook, lasciate un bel like e condividete. Live Social.